E sono felice di poter ospitare ancora una volta Mattina Live, uno dei volti più celebri e amati del TG2, grande giornalista italiana padrona di casa, di numerosi talk show pomeridiani che sono diventati un vero e proprio punto di riferimento nei palinsesti italiani, ma soprattutto una donna fortissima, sincera, schietta e piena di energia. Il buongiorno ed il bentrovata ad Alda Deusanio. Alda, buongiorno, posso chiederti come stai innanzitutto? Ben ritrovata. Benissimo, benissimo. Qui a Roma c'è un bellissimo sole, quando c'è il sole io sto sempre molto bene. È vero, bene. È bello quando c'è il sole. Ben trovata qui a Mattina Live. Parliamo di te. Grazie. Perché diciamo subito che sei tornata in TV con I Fatti Vostri dopo una lunga assenza. Che cosa significa per te ritornare a casa tua? Oddio, devo essere molto sincera, confesso che io non sento la mancanza del mio lavoro, cioè non sento la mancanza della televisione, mi fa sempre molto piacere andarci, tornare in televisione, parlare ai telespettatori, raccontare le cose, così è una cosa che mi fa piacere, però non è una cosa che mi manca terribilmente, come vedo invece che manca a tante altre persone. A me la mia pensione me la godo. Beh, un bel messaggio, no? Vuol dire che riesci a stare bene con te stessa e in sì. Te stessa riesci a ricreare quegli spazi che possano comunque arricchirti. Intanto però mi piacerebbe anche commentare con te del fatto che tu sia oggi come oggi una vera e propria icona della televisione, un riferimento per tutti gli italiani che nel corso di questi lunghi anni ti hanno comunque seguita e continuano ieri come oggi, sicuramente domani, ad amarti. E sei stata anche antesignana di molti format e programmi televisivi che poi successivamente hanno ricalcato un po' le tue orme. Ora, tra tutti questi talk show, comunque format che tu hai proposto in TV, ce n'è qualcuno che ti piacerebbe riproporre e che maggiormente ti è rimasto nel cuore? Se sì, perché? Allora, quella che mi piacerebbe riproporre è Al Posto Tuo, perché mi sono divertita. Mi divertivo moltissimo a fare un talk show dove iniziavo una storia e non sapevo mai come andava a finire, tant'è vero che lo facevamo anche a puntate, perché c'erano dei personaggi a volte talmente forti che reggevano anche 2-3 puntate. Quindi è stato un talk che ha rinnovato molto il linguaggio televisivo e dove la gente normale recitava, quindi si ritrovava a fare attori delle proprie storie. Ed è una cosa che mi è molto molto divertita. Quindi è un programma che riproporrei volentieri. Il programma che mi è rimasto invece nel cuore è Ricomincio da qui, perché raccontava storie vere, è un programma, come dire, sociale, perché risolveva i problemi delle persone. Abbiamo aiutato molte persone a risolvere i problemi. Molte, per esempio, erano le storie di donne che venivano violentate in casa. Quindi diventava, ecco, un luogo dove far emergere la verità di grande carattere sociale, di grande impegno sociale. Tra l'altro la verità, ma anche la sincerità, Alda, è una dote che caratterizza da sempre la tua personalità. Molte volte la tua verità e la tua sincerità è stata anche motivo di attacco. Come hai vissuto nel periodo proprio della tua lunga carriera, del tuo percorso lavorativo, questo aspetto, questa dote? Se tornassi indietro rifaresti tutto quello che hai fatto, quindi riproporresti la sincerità come elemento di grande trasparenza, e probabilmente questo è stato il segno di grande successo e di affetto da parte del pubblico, perché in te ha avuto un riferimento valido a cui credere, a cui affidarsi. Beh, la mia sincerità è una caratteristica del mio carattere. È un aspetto molto forte del mio carattere e a quale non riesco a rinunciare. L'ho pagato molto caro. Per esempio, io ho ideato l'Italia in diretta, si chiamava, oggi si chiama La Vita in diretta, e dopo un anno me l'hanno tolto, portato a successo me l'hanno tolto, ho fatto appunto Al Posto Tuo, l'ho portato al successo e dopo 3 anni me l'hanno tolto, ho fatto Ricomincio da qui, l'ho portato al successo e dopo 3 anni me l'hanno tolto, ho fatto Il Malloppo, portato a successo e me l'hanno tolto, cioè ogni volta facevo un qualche cosa che andava molto bene con gli ascolti e me lo toglievano, non perché andava male, perché andava benissimo, perché per la mia sincerità pagavo prezzi, non riuscivo ad entrare, come dire, entravo spesso in contrapposizione con i capi,
con chi avrebbe dovuto proteggermi, e invece appunto ci andavo contro perché Ti sei sentita quindi con... non gliel'ho mai mandata a dire, come dire, ai potenti, non l'ho mai mandata a dire, Ti sei... gliel'ho detto proprio direttamente io. Questa è una cosa che mi ha dato molta autostima. Non riesco, ecco, se dovessi tornare indietro, forse starei leggermente più attenta, ma non rinuncerei mai alla verità, alla mia verità perlomeno, alla voglia di dire ciò che veramente penso, perché l'autostima è molto più importante del successo, della popolarità, dei soldi e di tante altre cose. Beh, sicuramente è un aspetto questo importante perché presumo che tu ti sia sentita spesso giustamente, ingiustamente attaccata. Come ritrovare la forza per comunque proseguire il proprio credo, restando sempre fedeli e coerenti con se stessi? Beh, proprio perché c'è una leggenda siciliana che dice che un giorno il vento, l'acqua e l'onore si sono ritrovati sulla cima di una montagna e si sono rincontrati. E l'acqua a un certo punto dice: beh, amici miei, è il momento di andare via, quindi ci dobbiamo lasciare. Però io vi voglio solo dire che tutte le volte che volete incontrarmi, mi trovate nella pioggia, mi trovate nelle nuvole, mi trovate nella rugiada, mi trovate nei fiumi, nel mare. Potete trovarmi quando volete, Sempre. incontrarmi quando volete. Il vento dice: beh, anche a me potete trovarmi quando volete, potete rincontrarmi quando volete, quando vedete le foglie di una quercia che si muove, quando vedete i fiori che si muovono, sono io che li muovo perché il vento lo trovate dappertutto. L'onore dice: beh, ragazzi, mi dispiace per voi, a me una volta che mi perdete non mi trovate più. L'onore, una volta perso, non lo trovi più. Ecco, la forza che ti dà l'andare avanti è quando tu l'onore lo hai conservato, quando la dignità l'hai conservato, quando non hai mai offeso il tuo pensiero, quando hai sempre detto ciò che realmente andava detto e non quello che conveniva dire per altri motivi, ma quello che veramente va detto. Quindi la dignità e l'autostima è la cosa che ti dà la forza di stare sempre in piedi qualunque cosa succeda nella vita. Beh, bellissimo pensiero, Alda, detto da te, poi effettivamente restituisce quell'immagine di credibilità, no? Per cui è un insegnamento molto profondo. Grazie per avercelo, insomma, espresso qui quest'oggi a Mattina Live. Tra l'altro io con te vorrei appunto, Alda, fare anche un passaggio su quelle che è l'idea dei talk show, quelli pomeridiani soprattutto, no? Avere un tuo pensiero in merito, perché oggi per esempio in tutti i talk show pomeridiani c'è nei palinsesti un minimo comune denominatore, trattare sempre gli argomenti di cronaca. In realtà lo fanno anche un po' tutti, e anche se non si è giornalisti. Questo fatto di poter esporre in maniera incondizionata il dolore altrui è un qualcosa che fa veramente bene al pubblico, che fa bene alla televisione come idea, no? Di televisione. È un qualcosa che rispetto agli anni, secondo te, è cambiata? Beh, la televisione rispetto agli anni è molto cambiata. Prima di tutto c'è un maggiore consumo di televisione, quindi la produzione è quella che si imita l'una con l'altra, per cui tu trovi le stesse persone che parlano in vari programmi delle stesse cose, quindi ripetitivo diventa e diventa anche stucchevole. Si parla molto di cronaca nera, di più o meno di cronaca rosa, perché la cronaca nera oramai la fa da padrona, cioè purtroppo viviamo tempi abbastanza violenti, guarda quello che è successo in una riunione di condominio Eh sì. ieri, c'è arrivato un pazzo e ha ammazzato 3 persone e altri sono in pericolo in ospedale. Cioè, purtroppo la cronaca ci porta guarda il femminicidio anche, insomma, ci porta a registrare fenomeni e avvenimenti non belli. Per cui il dolore è sempre comunque al centro, non perché sia quello che poi attira di più della commedia. La tragedia è quella che attira molto di più della commedia, però è questo il fatto di cronaca. I programmi trovo che siano tutti molto ripetitivi, si somigliano tutti e non c'è alcuna differenza l'uno con l'altro, anche perché gli ospiti sono sempre gli stessi, è una compagnia di giro che gira e che va dappertutto, dalla mattina delle storie italiane della Danieli a, che ne so, a Porta a Porta di Bruno Vespa, sono tutti quanti uguali, sono gli stessi.
Ma se noi volessimo cambiare direzione, perché prima giustamente tu dicevi che i tuoi programmi riuscivano a fare audience in maniera quasi rapida e repentina, poi ti toglievano il programma, però tu avevi la capacità comunque di tenere il pubblico incollato alla televisione. Ora, se in questa ottica sembrerebbe che dunque la cronaca nera sia un argomento che riesca un po' a incuriosire ed incollare il pubblico, se noi invece volessimo cambiare direzione, in ottica però di audience, come si fa appunto ad ingolosire il pubblico e tenerlo legato ed incollato dinanzi alla televisione? È possibile, secondo te, oggi educare, ma al contempo innovare e fare televisione? O Se diventa sai... utopia oggi? No, se sai fare televisione tutto è possibile. Io ho fatto un grande successo con un programma che era Ricomincio da qui, in cui raccontavo la realtà, problemi non dolori, ma problemi no, a volte normali, a volte un po' grandi, piccoli, medi, di tutti i generi, e raccontavo la vita, semplicemente, con persone assolutamente anonime, quindi non con i grandi personaggi, con i VIP. L'importante è saper raccontare, perché ciò che interessa alla gente, al telespettatore, sono le storie. Quindi se tu racconti le storie, ogni storia ha una sua finalità e ha una sua originalità che non la fa somigliare a un'altra. Ed è solo bellissima. Se io mi metto a parlare con te, io sono convinta che la tua storia è una storia interessantissima. Bellissima, sicuramente piacerebbe moltissimo alla gente ascoltarla, sapere chi sei, che infanzia hai avuto, che giovinezza, quali sono i tuoi sogni, le tue delusioni, le tue cose. Cioè, ognuno di noi vive un vero e proprio romanzo, ha una vita che è un romanzo, e questo è quello che piace alla gente. Quindi si può benissimo fare audience con quella che è la semplice realtà, perché la realtà supera la fantasia. È vero, la realtà sopra la fantasia a questo punto, in questo mare magnum, no? Laddove l'offerta televisiva è piena di elementi, e un mare magnum laddove si rischia di annegare. In quest'ottica, che funzione sta assumendo la televisione pubblica? Ti abbiamo persa, Alda. Abbiamo Mi perso. avete persa, Sì, però mannaggia. ti sentiamo, sei in collegamento Skype, quindi chiedo al nostro regista Salvatore Mondò di ripristinare il collegamento con te, perché eccoti qua, ci sei Ecco, Alda, eccomi qua, ecco, ci sì. sei. Dicevo qui. Che, qual è il ruolo della televisione pubblica? Non c'è ruolo. Oddio, la Rai sta Oggi. cercando comunque di mantenere un po' del suo abito di educazione, di TV educativa, perché per esempio molte cose eccessive che vediamo nelle televisioni private alla Rai non le vediamo. C'è comunque un limite, però è diventata anche la RAI una TV commerciale, perché la lotta per l'Auditel ti porta comunque a cercare di rincorrere l'indice d'ascolto, e questo ti porta anche ad abbattere certi limiti di buona, chiamiamola, di buona educazione. Di buona educazione, esatto. Alda, ti va di commentare anche quest'altro aspetto? Siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa bellissima chiacchierata, perché quando si parla di Alda Deusanio, al tuo nome si associa la tua grande amicizia, no? Che per anni ti ha legato a Bettino Craxi e che nel bene e nel male ha segnato la tua carriera, alzando molte volte un enorme polverone mediatico. Ci interessa conoscere ancora una volta oggi il ricordo che Alda Deusanio dell'uomo più che politico Bettino Craxi, ma secondo te oggi c'è un erede? C'è un altro Bettino Craxi? Allora, prima di tutto devo dire che nella mia carriera Craxi non c'entra assolutamente nulla, perché il mio successo data dal 1990, '99-2000. Ecco, io ho cominciato ad avere successo nel mio lavoro nel 2000-2001 con Al posto tuo, no, no con l'Italia in diretta, cos'era, il 96-97, quando Craxi era latitante ad Hammamet, quindi quando Craxi non solo non aveva alcun potere, ma aveva tutt'altro, veniva perseguitato, come dire, veniva, Sì. era in pericolo. Quindi lui con il mio successo, con la mia professione non c'entra assolutamente nulla. Siamo stati amici perché era molto amico di mio marito.
che era un sociologo molto importante ed era un intellettuale che lui stimava moltissimo proprio perché non si faceva ammaliare dalle sirene del potere, mio marito. Mio marito era un docente universitario, preside della facoltà di sociologia, amava l'università e quella era. Ma l'amicizia con Bettino è sempre stata un'amicizia al di là degli interessi personali, un'amicizia di intelligenza, di intelletto, di onestà, perché una delle cose che va detta di Bettino Craxi è la sua grande onestà intellettuale, non si è mai venduto, non ha mai fatto il cambia casacca secondo come gli conveniva la politica, cosa che invece vedo fare molto oggi, cioè lui non si è mai alleato con uno che era un suo nemico, oggi invece vedi la gente che si allea col nemico che fino a mezz'ora prima era il suo nemico, mezz'ora dopo diventa il suo alleato. Cioè, un qualche cosa che tu non riesci proprio a capire, la politica come si posiziona. Quindi a Bettino Craxi va riconosciuto la passione politica, l'onestà intellettuale, poi uno può dire quello che vuole, gli errori li ha fatti e li ha pagati con la vita stessa. Quindi ci è morto Bettino Craxi, perché non è uno che ha pagato così, ha pagato con la vita. E se c'è un suo successore, no, io oggi non vedo statisti. In grado di riconosco che ci, per esempio, uno che di politica capisce, anche se poi non riesce mai a tesaurizzare le sue grandi intuizioni politiche, è Renzi. Renzi è sicuramente, a mio avviso, un politico che capisce la politica, almeno la politica di oggi. Ha intuito politico sicuramente, sa giocare le carte. Però mai a suo beneficio perché non tesaurizza. Esatto. Alda, noi ci lasciamo. Quali sono i tuoi prossimi progetti in una battuta? Il mio prossimo progetto è quello di avere un futuro molto sereno e molto E bello. noi te lo auguriamo. Intanto buon Grazie. Natale e spero di ritrovarti presto, sempre qui a Mattina Live. Grazie per esserci stata anche oggi. Grazie ad Alda Leusanio. Un grande Grazie a voi e buon abbraccio. Natale e buon 2023. Altrettanto, buon 2023. Grazie ad Alda Leusanio oggi qui con noi a Mattina Live. Piccolo break, restate con noi.